pur avendo perso il babbo poche ore fa. E quindi un abbraccio a Pietro Salini e alla sua famiglia, perché io pensavo si rimandasse, però evidentemente la passione per il lavoro e per i territori supera anche dinamiche familiari e personali che altrimenti sarebbero state più che comprensibili, evidentemente. Questo penso che valga il doppio a onorare l'impegno di ragazze e ragazzi coi caschetti bianchi o rossi e coi giubbetti gialli o arancioni che io incontro per il lavoro che faccio ormai quotidianamente. Ieri ero in Sicilia, ieri ero a Catania a inaugurare due nuove fermate della metropolitana. Oggi avere nello stesso istante con un pulsante l'avvio di lavori ingegneristicamente incredibili in Campania, Puglia e Sicilia mi dicono, e riprendo chi ha parlato prima di me, che l'unione del paese, che l'unità del paese, che il rendere servizi e lavoro simili in tutto il paese non si ottiene con le chiacchiere, con i convegni, con le pubblicazioni, con gli impegni o con le promesse. Si ottiene con i cantieri, con lo sviluppo, con i finanziamenti e scommettendo sulle classi imprenditoriali, sui lavoratori, sugli operai e sugli amministratori del Sud. Siamo qua perché c'è una parte del Sud, che è maggioritaria fortunatamente, che crede in se stessa, che non aspetta che accada qualcosa, che se qualcosa non funziona in ospedale piuttosto che in officina non è colpa della sfortuna, degli eventi avversi, di qualcun altro. Ognuno è artefice del suo destino. Quindi sì, siccome abbiamo ancora almeno 3 anni, a Dio piacendo, al Ministero per progettare, finanziare, sbloccare, ideare, io conto di arrivare alla fine del mio mandato partendo, ironia della sorte, da una periferia di Milano, con un'Italia più unita, più efficiente, più veloce, e il ponte a cui accennava Pietro, che è una delle tante infrastrutture a cui stiamo lavorando. Per me è importante, come è importante arrivare a destinazione con i lavori della diga di Campolattaro, giusto per fare un esempio senza andare troppo lontano, anche lì 50 anni di attesa perché si progettò una diga che oggi è un lago straordinario, però mancò un passaggio fondamentale per una diga, il fatto che l'acqua dovesse uscire dal lago, perché se raccogli l'acqua ma non permetti all'acqua di uscire, diciamo che la funzione della diga è quantomeno menomata. Quindi dalla diga di Campolattaro al polo logistico fra Avellino e Benevento, e siamo qua a cavallo, c'è anche un ministro dell'interno che è Irpino, che porta avanti ed è difensore delle istanze di questo territorio. Ebbene, arrivare alla fine di questi 5 anni con un'Italia più unita e più efficace da Palermo a Bolzano è qualcosa che sulla cartina geografica del mio ufficio, per chi ci entra, è emozionante. Poi, per carità, è un mestiere complicato, perché questa mattina chiudi l'aeroporto di Catania per l'eruzione e le ceneri dell'Etna, aereo in atterraggio a Fiumicino, si brucia il carrello e chiudi per 2 ore la pista, e poi la gente che quest'estate prende i binari ferroviari come una sorta di campeggio, e quindi gente che passeggia sui binari, gente che parcheggia sui binari, mandrie di animali che attraversano i binari, e poi ovviamente il risultato è che quando vai in stazione vedi il tabellone Centrale o Termini e ti viene un po' di rabbia da ministro. Però stiamo lavorando con RFI, con Trenitalia, con FS per dare un servizio migliore ai pendolari che i treni li usano tutti i giorni, perché l'80% delle persone non prende l'alta velocità ma prende il treno pendolari per andare a scuola, per andare in ospedale, per andare in ufficio tutti i giorni, e stiamo investendo alcuni miliardi di euro per nuovi treni pendolari. Poi però l'Italia, i nostri genitori nel secondo dopoguerra hanno fatto l'autostrada del sole, e andandosi a rileggere
come nacque l'autostrada del sole. Sembra la cronaca di oggi, perché anche allora qualcuno diceva, però, prima di fare l'autostrada del sole, prima di fare la Milano-Roma-Napoli, che serve solo ai ricchi, occupiamoci delle stradine, delle scuole e degli ospedali di periferia. Fortunatamente i nostri nonni e i nostri genitori si occuparono delle stradine e delle scuole di periferia, ma fecero la Milano-Roma-Napoli. Un po' non so se oggi, sicuramente domani ci sarà qualcuno che in paesi ad apice dirà: ah, è venuto Salvini, sì, però va bene la grande galleria con i grandi macchinari da decine di milioni per l'alta velocità, però io c'ho il problema della strada sotto casa mia, quindi prima delle TBM oggi ad apice, a Bovino o a Taormina, fate le piccole cose. Quante volte avranno detto a Pietro in questo anno e mezzo da che lavoriamo insieme: ma prima del ponte, fate le piccole cose. È un secolo che a furia di prima del ponte fate le piccole cose, non fanno il ponte e non fanno le piccole cose. E quindi io sono ambizioso per natura, io penso che ad apice vi meritiate l'alta velocità e vi meritiate la cura del quotidiano. E faccio un esempio molto concreto per evitare che siano solo chiacchiere: è un obiettivo mio come vicepresidente del Consiglio, di tutto il governo e anche del mio movimento politico, reintrodurre un ente territoriale che qualcuno ha cancellato qualche anno fa e che è fondamentale, che è la provincia. Bisogna reintrodurre l'ente provincia eletto direttamente dai cittadini con personale e competenze. Perché togliere la provincia significa togliere coloro che manutenevano le scuole e le strade. E quindi io penso che tutto possa stare insieme. Oggi è una bella giornata. Avrebbe il ministro potuto collegarsi dal suo ufficio a Roma, visto che andare e venire sono 3 ore andare e 3 ore a venire, però anch'io penso alle immagini che non vedo solo dalla Cina, immagini ingegneristiche incredibili che vediamo dalla Turchia, dal Brasile, dal Nord Europa, gallerie, ponti, aeroporti, isole artificiali. Ecco, io penso, qua ci sono tanti operai, tanti tecnici, tanti geometri, architetti, io penso tanti ingegneri. Gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo se messi in condizioni di lavorare al fianco degli altri, nelle stesse condizioni degli altri. Altro che... E quindi un po' di ambizione non si nega. 3 mega gallerie che partono nello stesso istante è qualcosa che in Europa penso non sia accaduto negli ultimi decenni. Il ringraziamento è a chi da oggi pomeriggio seguirà l'avanzamento di 15 metri al giorno di questi macchinoni, quindi il ringraziamento e l'applauso va ai ragazzi e alle ragazze in giubba gialla, in giubba arancione, che sono in questo come in tutti i cantieri. Ogni tanto, quando sono in ufficio e ho la televisione sullo sfondo senza volume, ovviamente durante le riunioni, fra una riunione e l'altra, sento un pezzo di telegiornale, sento qualcuno che dice: oggi sono affaticato. Ecco, io penso che qualche anche mio collega che si ritiene affaticato, dopo una settimana dietro alla TBM qua ad apice, il concetto di fatica magari lo rimodula in base alla realtà vera e non alla realtà immaginaria. Noi ci metteremo tutta l'energia, tutti i finanziamenti possibili, sperando che tutti, e chiudo con questa riflessione, remino nella stessa direzione, a prescindere dai colori politici, a prescindere dalla grandezza o meno dei comuni. Prima di venire qua in macchina oggi ho dettato un comunicato al mio ufficio stampa relativo al mio ruolo di ministro per un'altra fattispecie, con qualcosa che non c'entra niente con le gallerie, però è un altro pezzo del mio ministero, che è la Guardia Costiera, perché oggi la Procura di Crotone ha chiuso l'inchiesta sul naufragio di Cutro, dove morirono, ahimè, decine di esseri umani in una traversata gestita da trafficanti di esseri umani criminali. Ebbene, la Procura di Crotone ritiene che i colpevoli, oltre agli scafisti, di questa immane tragedia siano anche gli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza,
e attenderemo di capire perché, perché evidentemente non hanno potuto, non hanno saputo, o peggio ancora, non hanno voluto salvare i naufraghi. Ebbene, io ho fatto un comunicato di assoluta vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che tutti i giorni della loro vita rischiano la vita in mare per salvare altre vite umane e non possono rischiare la galera in caso di una disgrazia. Non si può uscire di casa per andare in un cantiere o per andare a fare un soccorso in mare e poi, se le cose non vanno come si vorrebbe, perché c'è anche il mare in tempesta, ahimè, come un pensiero va alle due vittime delle vele di Scampia. Io penso che evidentemente c'è da pregare, c'è da lavorare perché non si ripeta, però non puoi incolpare lavoratrici e lavoratori per quelli che sono eventi non sempre prevedibili in mare, così come via terra. Sono contento di aver sentito, non ne avevo bisogno, che però per WeBuild, come per tante altre aziende italiane che ogni tanto qualche servizio giornalistico va a spiare, la sicurezza sul lavoro, la sicurezza sui cantieri, la sicurezza di lavoratrici e lavoratori non sia solo una voce di bilancio sotto la voce costi, ma sia una parte dello spirito di squadra. Quindi mi riprometto di tornare presto in una terra produttiva come il Beneventano e l'Irpinia. L'invito è di non aver paura del futuro, perché magari qualche anno fa pensare a un macchinone come quello che parte oggi avrebbe dato qualche preoccupazione. Funzionerà, non funzionerà, ce la faremo. Ripeto, l'autostrada del sole oggi c'è, la diamo per scontata e riteniamo che siano dei matti quelli che non la volevano. Entro l'anno il mio obiettivo è chiudere il percorso dell'approvazione del progetto ponte e partire con le opere che cantiereranno il ponte, e quando ci sarai lo inaugurerà qualcuno dopo di me, perché il bello del mio mestiere è che oggi tu progetti opere che poi qualcuno che magari oggi si oppone alla grande opera andrà a inaugurare col taglio del nastro, ma va bene, a me interessa che il paese sia più moderno, tutto da nord a sud. E quindi chiudo: mai avere paura del futuro, e io penso che più infrastrutture, più turismo, più business, più competenza della classe politica locale, che significa più autonomia, significa accettare una grande scommessa di rilancio e di orgoglio per tutto il mezzogiorno del paese. Quindi buon lavoro, buon viaggio e buona vita a tutti voi. Grazie dal profondo del cuore. Grazie Ministro, grazie mille. Grazie a